Siamo con Simona Sala, direttrice di Radio Rai 2. Intanto benvenuta. Grazie. Abbiamo oggi parlato appunto di ambizioni e volevamo chiederle, intanto l'ambizione nei giovani ovviamente è una cosa sempre più forte e nel mondo del giornalismo stiamo vedendo che è sempre più difficile entrare nel settore, quindi qual è il consiglio che darebbe a un ragazzo che ha l'ambizione di diventare giornalista? Allora, intanto l'ambizione è bella, naturalmente non deve essere un'ambizione alla Lady Macbeth, cioè un'ambizione che è il potere per il potere, però l'ambizione di realizzare te stesso è naturalmente fondamentale averlo, quindi naturalmente la preparazione, naturalmente bisogna capire che bisogna evitare che la frustrazione della mancata realizzazione di te, soprattutto all'inizio, sia troppo forte, cioè è un mondo complicato e alle volte serve sia il talento sia la fortuna di incontro, quindi sicuramente andare per redazioni, sicuramente mandare i propri pezzi, sicuramente mandare le proprie demo, per esempio se vuoi lavorare in radio piuttosto che in televisione, però capisco che questo è un momento molto complicato, quindi sicuramente la scuola, sicuramente frequentare questo tipo di festival e se hai un'idea dirla quando incontri qualcuno, perché comunque le idee, ma cioè non ce n'è mai abbastanza, è un po' un ternallotto, però se tu veramente, io per esempio, appunto come ti dicevo prima, io ho iniziato a studiare pensando di insegnare, dopodiché nella mia vita ci sono state una serie di incontri, ho cominciato come impiegata in Rai con un contratto, dopo tanti anni ho fatto una causa e dopodiché la mia vita ha preso questo tipo di indirizzo, ci ho messo tanto, una carriera che ho costruito diciamo in tanti anni, però era iniziata in modo completamente diverso, quindi non demordere. E dato il suo nuovo ruolo appunto come direttrice di Radio Rai 2, qual è il consiglio che darebbe a un ragazzo che vuole fare radio, anche perché comunque è un mezzo che ancora oggi funziona nonostante i podcast, anzi forse possono coesistere insieme, quindi qual è diciamo l'iniziativa o comunque l'obiettivo che magari un ragazzo si deve porre o quali sono le modalità che secondo lei più dovrebbe sfruttare nel mondo della radio? Allora, è vero che possono convivere ed è vero che il podcast, che è un modo poco costoso di realizzare qualcosa di bello, può aiutare una persona che ha qualcosa da dire. Quindi sicuramente ascoltare tantissimo, capire diciamo bene il meccanismo, fare dei demo e se hai un'idea vincente proporla, se pensi di avere un'idea vincente proporla e non abbatterti se ogni tanto ti sbattono le porte in faccia perché magari un varco, se l'idea vale, lo trovi. Dato che siamo al tempo delle donne, secondo lei questo è il tempo delle donne? Cioè ci sarà più spazio per le donne ad oggi? Se non ora quando? Sì, io penso che questo debba essere il tempo delle donne, c'è un'energia femminile che è ancora tutta da sviluppare, dobbiamo calcolare che le donne per esempio in Italia hanno avuto la possibilità di votare molto tardi, quindi voglio dire siamo un po' arretrati in questo, però penso e vedo diciamo una potenzialità femminile molto forte e penso che sia anche bello riuscire a fare più sorellanza, quel che si dice, perché non è che le donne non sono in competizione, le donne sono in competizione come gli uomini, sono in competizione fra di loro, sono in competizione con gli uomini esattamente come lo sono gli uomini, quindi non sorprendiamoci, però si sviluppa sempre di più questo concetto di sorellanza su alcuni temi forti, sviluppiamolo, cavalchiamolo, secondo me abbiamo delle possibilità in più, apriamo dei varchi e ritroviamoci insieme.